Ciao, io sono Edoardo Losada Cabruja, sono il creatore del laboratorio Chimera, la genetica dell'immaginazione per il Festival della Scienza a Genova. E io lavoro in una ditta tedesca di nome Tip Molbiol, che ha da parecchi anni una sede qua a Genova, e abbiamo deciso dall'anno scorso di cominciare a partecipare più attivamente in queste iniziative, queste realtà genovese molto belle, come il Festival della Scienza. L'idea di questo laboratorio, va bene, appunto, essendo una ditta di biotecnologie, parliamo di DNA, geni, RNA, tante altre cose. Quindi era cercare il modo di spiegare questi processi che succedono, che accadono nelle nostre cellule, in un modo semplice o con una scusa, diciamo, interessante. L'idea è nata da una notizia che ho letto un giorno, penso su Facebook, mi è arrivata il link su uno scienziato negli Stati Uniti che ha, diciamo, messo i geni di un ragno dentro, tra i geni di una capra, ed è riuscito a creare una capra che produce la proteina del filamento della ragnatela dal latte. È un po' una capra ragno, che è un concetto che a me ha fatto molto ridere, mi è sembrato molto interessante. E subito ho pensato alla chimera, che è questo mostro mitologico fatto di parti diverse di animali. E da lì mi è sembrato un ottimo strumento per spiegare come viene letto il codice genetico degli animali, degli esseri umani, di qualsiasi creatura vivente. Il gioco funziona, vabbè, molto artigianale, come potete vedere, utilizzando cose molto semplici come cubetti di legno colorati, come le balze azotate, e i visitatori devono sintetizzare un RNA messaggero a partire del DNA del pezzo dell'animale che vogliono incorporare nella chimera, e poi successivamente decodificare, interpretare questo codice per sintetizzare una proteina che alla fine è l'espressione della chimera, della parte animalesca che vogliamo mettere nella chimera. Siamo veramente soddisfatti perché la gente risponde molto bene, si divertono tantissimo, le classi soprattutto fanno tantissimo. Si divertono un sacco, fanno tanto rumore anche, e se direi che il festival in generale sta andando molto bene, tanti visitatori, tante famiglie, genitori che giocano con i bambini, che imparano insieme, è una situazione veramente carina, e io personalmente penso che a Genova il Festival della Scienza è il periodo più bello dell'anno.